Amici di Bracciami Ancora, oggi sono a Gussago, cittadina attaccata a Brescia. Qui ragazzi è la patria dello spiedo bresciano. Oggi impariamo a farlo, conosciamo meglio quella che non è una semplice ricetta, non è una semplice tradizione gastronomica, ma è una vera e propria religione. Guai a sbagliare, andiamo! Giorni fa ragazzi ho fatto una storia su Instagram, ho chiesto ragazzi mi indicate chi secondo voi potrebbe aiutarmi a realizzare lo spiedo bresciano qui da queste parti. Ragazzi, plebiscito, unanimità, mi hanno detto tutti vai alla macelleria Alebardi. E devo dire, ciao Paolo, ciao ragazzi, ciao. Devo dire, cari amici bresciani che mi avete indirizzato proprio bene. Allora, grazie Paolo, noi dobbiamo parlare di spiedo bresciano, però apro una parentesi di 30 secondi, perché è una cosa meravigliosa sta macelleria. Grazie Michele. Quanti anni so che state qui? Dal 1802 abbiamo traccia del nostro percorso come macellai. 1802, io amo queste cose, queste botteghe, questi negozi gonfi di tradizione. Posso venire dietro, Paolo? Prego Michele, vieni. Andiamo aspetta. Ragazzi, nel dietro le quinte. Ciao, ciao, ciao. Paolo. Quando ci siamo sentiti ti ho chiesto, quando arrivo fammi trovare tutti gli ingredienti per lo spiedo bresciano. Da dove iniziamo? Perché ripeto, i protagonisti dello spiedo sono senz'altro il suino, il maiale, la coppa o capocollo, la lonza, le costine, sì, la pancetta, sì, e sicuramente l'ingrediente principale che non potrebbe mancare, un po' mancare, sarebbero gli uccellini, che ora utilizziamo le quagliette che sostituiscono gli uccellini. Perché gli uccellini da qualche anno a questa parte, cari amici di Bracciami Ancora, non si possono più utilizzare, o meglio, io già me le immagino i commenti sotto questo video, non si possono più utilizzare a telecamere accese, secondo me nell'Interland qualcuno che fa, non lo voglio sapere, però ragazzi noi dobbiamo fare le cose fatte bene e quindi ci atteniamo alla legge. Alla legge. Per sostituire gli uccellini classici dello spiedo bresciano, oggi che usate? Le quagliette. Quagliette queste qua. D'allevamento. Okay. Matteo che fa adesso? Affetto la lonza e la coppa. Okay. Affetta la lonza, la dimensione della fettina. La fettina. Dici bene. E la grammatura, in quanto lo spiedo nel girare su se stesso deve essere bilanciato correttamente, se no farebbe come un salto e la cottura non è uniforme. Quindi stiamo ben attenti a fare tutte calibrate dello stesso peso, sia la lonza che la coppa che le costine, che vengono tagliate singolarmente tra un osso e l'altro. Ok, quindi anche là bisogna stare attenti. Esatto. Niente pollo, niente coniglio, queste... Sono tutti ingredienti che sullo spiedo si utilizzano. Sicuramente il maiale è il protagonista principale, dopo si può spaziare dal pollo, coniglio, addirittura anche la faraona, molto buona. Mille varianti immagino. Mille varianti, però okay. I tre protagonisti sono questi, coppa, lonza e costine. Perfetto, okay. Sicuramente. Poi lo dobbiamo assemblare. Esattamente. Per assemblarlo ci spostiamo in un luogo altrettanto sacro. Sacro, storico del paese, del nostro splendido paese. Ci aspetta, un signore ragazzi, dovete vederlo, un signore meraviglioso che racconta quella storia veramente. Anche lui trasuda tradizione, esatto, trasuda amore, esatto, per lo spiedo. Esatto, esattamente. Paolo, queste sono le costine, facciamole vedere, tirale su bene. Guarda, questo è il foglio della costina, okay, che va tagliata come per lo spiedo? Allora, la costina va tagliata, divisa in quattro, sì, tutte della stessa dimensione. E poi vanno tagliate singolarmente, come ho appena tagliato per velocizzare i tempi, tra un osso e l'altro. Viene tagliato l'osso da una parte e dall'altra in modo che la lancia dello spiedo riesca a passare all'interno della e non si perde, non cade mentre, esatto, gira. Che ci manca da tagliare? Questo, giusto? La pancetta viene tagliata sottile. Madonna che meraviglia, me la fai assaggiare un pezzetto cruda, ti prego, una roba del genere. Ci mancherebbe, guarda. Aspetta, no, la voglio prendere io quando gira, giuro non mi taglio, giuro non mi taglio. Mamma mia. Io me la immagino calda che si squaglia sopra tutta quell'altra roba. Mamma mia ragazzi che ci aspetta. Ecco, la salvia è per bellezza. Attenzione, perché dovevi colorare, no, Michele, tutto quanto. Hai ragione, ho dimenticato. Non esiste spiedo senza salvia, che serve proprio per dare quel gusto unico che lo spiedo contraddistingue. Bello, vabbè, te la rimetto a posto. No, allora. No, prego. E adesso, che altro manca? Ultimiamo con le quantità che ci aspettano da tagliare e dopo non ci resta che raggiungere già. Andiamo su. Andiamo. Non sbaglio. Benissimo, andiamo in una trattoria, ragazzi, no tipica, stratipica, così tanto tipica che io ho avuto difficoltà a trovarla su internet, su Facebook, su Instagram, cercavo. Ma non si trovava, molto molto rustica, caratteristica bellissima, continuiamo, dai.
Matteo va a 100 all'ora, però vai un attimo, rallenta un secondo, mi dici che stai facendo. Allora, sto preparando quelli che qui vengono chiamati mombolini. I che? I mombolini. Prendi di coppa. Un mombolino. Di coppa. Questo è un mombolino. Questo è un mombolino. Fa parte dello spiedo. Fa parte benissimo. Dello spiedo. Come si prepara? Allora, si piega una fetta di coppa, la si condisce con del sale e del pepe, un pezzettino di foglia di salvia, che attenzione non deve essere troppa, perché sì, altrimenti tende molto all'amarognolo. E fatto il mombolino. Questo poi viene infilzato da questa parte, in modo tale da poi andarlo a chiudere, in modo tale che quando viene girato sullo spiedo abbia una cottura uniforme e non si apre. E non si apra, esattamente. Okay. In questo caso. La lonza, in questo caso, essendo una parte del maiale molto asciutta, viene aiutata da una fettina di pancetta che durante la cottura, andrà ad aiutarla a restare morbida e a dargli anche un po' di sapore. Condita anche questa con del sale e del pepe, salvia, chiusa e arrotolata anche questa. Eccomi, siamo alla resa dei conti. Allora, trattami bene e fammi lo sconto. Va bene, solo per però prima testa. Ragazzi, vi volevo far vedere una cosa. Guardate qui che c'è, vicino alla cassa, c'è questo articolo del 1970. Hanno tagliato bistecchi per Napoleone e per Garibaldi. Adesso non ve lo sto a leggere tutto, ma c'è un pezzo in cui dice che praticamente Garibaldi vi deve dei soldi ancora. Sì, c'avete un creditore. Allora, Garibaldi, allora, mi chiedo. Allora, io quanto ti devo invece? Io pago tutto. Quanto ti devo? Te, vediamo, sono 90 euro di tutto, Michele. Allora, 90 euro, io caro mio, vedo che tu c'hai Satispay e ti pago con Satispay. Garibaldi Satispay non ce l'aveva. Ok, no. Un attimo solo. Senti, ma ti posso scippare mezz'ora dalla macelleria per accompagnarci? Certo, volentieri. Al ristorante? Andiamo. Così mi supervisioni, ok? Volentieri. Così continui a supervisionare. Andiamo. Ragazzi, tanta roba alla macelleria Lebardi. Allora, è davvero un luogo sacro, è una macelleria di altissimo livello. Tra l'altro, come avete visto, ho pagato con Satispay. Satispay è un'applicazione, ragazzi, fighissima, che vi permette di pagare ovunque con un semplice tic sullo smartphone. Vi scaricate l'applicazione e avete delle condizioni addirittura più vantaggiose delle tante carte di credito che ci sono in giro. Questo lo dico sia a chi va a fare la spesa, ma sia ai tanti commercianti, macellari, ristoratori che ci seguono. Satispay è davvero utilissima, con commissioni molto 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 basse. In descrizione vi lascio il sito di Satispay con tutte le informazioni del caso. Trattoria Cascina Bombaglio, specialità spiedo e griglie, e sotto Gussago, capitale dello spiedo. Qui spiedo a denominazione comunale, non so che vuol dire, ma mi ispira molto. Dunque, lui è Gianquinto, siamo sicuri? Maestro! Siamo in buone mani? Uniche! Perfetto, allora ti abbiamo portato la spesa, da questo momento io seguirò quello che fare te. Va bene. In religioso silenzio, o quasi. Va bene. Io ciao, lavoro. Caro. Grazie mille. Ciao, Paolo, grazie. Ciao. Quanti anni sono che fai lo spiedo? Sono 20 anni. Quanti spiedi hai fatto in vita tua? Non mi ricordo. Non li conti ne più. Ho fatto una parecchia. Una marea. Infinita, una milionata. Vabbè, quindi sono in buone mani. Questa è la lonza, giusto? La lonza. Lonza, ok. Quindi lonza. Qui devi essere preciso nelle porzioni, giusto? Sì, devo essere 60-70 grammi. Ok, adesso come vai a... fatto Paolo. Un attimino di più. La... Però tu adesso vai a occhio, vai. Sì. Grande esperienza. Tutto manico. Matti carne. Un pochettino di pancetta. Ci sta tutto, ok. E un pochettino di sale. Mi pare giusto. Vai. Mettiamo il sale? Certo. Vai. Mettiamo un po' di sale. Senti, allora, Gianquino, una cosa, alla gente cos'è che piace di più dello spiedo bresciano? Di più la coppa. La coppa? La coppa. Gli piace più la coppa. E ora iniziamo a fare sul serio, ragazzi. Gianquino, ma c'è un ordine preciso a cui tu infili? Io faccio partenza due lombi. Sì. Un coniglio. Sì. Un lombo, una costina, un lombo. Una costina, cioè quasi due lombi. Quasi un'equazione matematica la ecco tua. Questa è qui la pancetta con la salvia. Sì. Non tutte le prese, però dove c'è il coniglio mettiamo la pancetta con la salvia. Ok, lo metti accanto al coniglio. Ecco,
mettiamo così accanto al coniglio, lo insaporisce un la, po'. La pancetta, così rimane più morbido. Ok, allora questa è una vera mossa da mestierante, bravo. Un lombo. Un lombo, ok. Un coniglio. Un coniglio. Ok. Mettiamo la pancetta. Pancetta e salvia, oh, perfetto. E ricominciamo il giro. Coppa. È la coppa, ok. La coppa. Quindi, coppa. Costina. La costina, bravo. Bene, hai visto? Adesso ve lo reimparare. Accanto alla costina, salvia. Ciao, salvia, salvia. Lì vicino. Coppa. La lonza quando arriva, ah, eccola lì. E la mettiamo dopo. Costina. Mettiamo il coso, dai. Coppa. Mettiamo due coppe. Quando è il turno delle mettiamo quagliette? Mettiamo il coniglio. Al coniglio, giusto. Possiamo anche mettere adesso la quaglietta. Salvia. La quaglietta è piccolina, rischia che si stacca. No, non si stacca, non preoccuparti. Ah, ok. Se cade, pago doppio. Due. Se cadi paghi doppio? Va bene, ok. E ricominciamo il giro, mi piace. Vai, fammi capire se ho capito, vediamo qua, vediamo se ho imparato. Questa è la coppa. La coppa. Questa è la lonza. Lonza. Poi abbiamo il coniglio. Coniglio. La coppa. La coppa. La coppa. La costina. La costina. La coppa. La poi costina e due. Okay, questo l'hai fatto te, il prossimo me lo fai fare a me? Certo. Dai, grande. Mentre Gianquinto ci prepara lo spiedo, io mi è caduto l'occhio su questa targa. Di sfida degli spiedi. È stata una gara. Sì. Com'è andata? Primo. Hai vinto? Sì. Hai sbaragliati tutti? Cioè, te li sei mangiati tutti? Dopo non mi hanno più invitato. Non ti hanno più invitato? No, basta. Porca miseria, troppo forte, fuori quota. Vai. Allora, vado io? Vai, mi segui? Vai tu. È quasi un rito, quindi si inizia così. Sì. Salvia sotto. Poi non mi ricordo com'era. Metti su questa, coniglio. Io ho già messo uno qualunque? Sì, un pezzo. Lo arrotolo, ecco, e lo metto così. Bravo. E dopo il coniglio? Ah no, la salvia. Questo dopo. Qui, bravo. Su la salvia. La salvia su, dopodiché costina. No, no, la coppa. La coppa. Quindi sei dell'Inter. Pensavo che fossi della Juve, perché mi facevi mettere tutte coppe che ti arriva mai, capito? Invece no, sei dell'Inter. No, okay. Però la Juve che coppe ha vinto. Appunto, questa. Infatti, cioè, questo sarà da Juve, coppe, invece no, è dell'Inter. Saliteo, lo salgo io. Ah, vedi, figo, il mio primo spiedo bresciano. Gianquinto, adesso lo mettiamo in frigo. Lo facciamo riposare tutta la notte e poi domani mattina all'alba si inizia. All'alba si comincia. Ragazzi, l'orologio parla chiaro, 7:40 del mattino, Gianquinto, tu sei all'opera da quanto? Dalle 5:15. Dalle 5:15, noi siamo arrivati. Ho acceso il fuoco. E poi ci hai aspettato, ti ringrazio. Siamo arrivati proprio pelo, ha caricato lo spiedo, ha messo sopra la pancetta con la salvia, è tutto pronto. Questo, Gianquinto, quello che io sto guardando stamattina, dimostra una cosa: per fare lo spiedo ci vuole tanta pazienza e tanta passione. Sì, sì, tanta pazienza e tanta passione. Altrimenti non lo fai. Bello, eccolo qua. Quanti spiedi ci hai messo? Sono 11 battecche. Ah, guardate ragazzi, particolarità. Allora, la brace si mette solo in questo, diciamo, sezione. Assomiglia un po', sai cosa? Le cannaline per gli arrosticini. Sì, sì. Esatto, sì. Assomiglia un po'. Quindi va in posizione anteriore rispetto allo spiedo, in maniera tale che si favorisce la cottura lenta. Beh. Giusto? Bello, mi piace, sono molto curioso. E soprattutto la cosa goduriosissima, sapete cosa sarà? Che adesso la pancetta si squaglia e il grassetto della pancetta aromatizzata alla salvia bagnerà il nostro spiedo. Tanta roba, ragazzi, tanta roba! Sono passate esattamente 2 ore da quando abbiamo messo lo spiedo a girare e la situazione si fa interessante. Adesso dimmi adesso che fai. Mettiamo il burro della malga per cominciare a untarlo. Qua dentro c'è del burro fuso. Sì. Quindi adesso lo versiamo piano piano qui. Mamma mia, ragazzi. Questa è una bomba atomica, Quello è il lardo. È il lardo. Con la salvia. E ora piano piano va giù. Va giù. Quindi hai fatto un mix di salvia, giù, lardo e burro. L'hai messo là e piano piano sgocciolerà. Ragazzi, sono passate 2 ore, guardate qui che cosa spettacolare. Ah, c'è il buco che va giù. Lo vedo. Va giù. Lo vedi, non so se lo riesci a vedere, ma là c'è un buchino. Che va giù. Che prende il tubo di scappamento del nostro spiedo che espelle tutti i liquidi. Che noi però recuperiamo dove? Recuperiamo di qui. Cioè il liquido che cade lì lo recuperiamo in questo pentolino. E lo ricicliamo, e lo mettiamo. Secco. Mamma mia! Dopo diventa di più, meno male che lascia andare anche. Senti, il grasso. Ti voglio chiedere una cosa, ce l'hai un pezzetto di pane? Un pezzo di pancetta? Aspetta, però facciamo così. Bene? Sì, sì. Lo bagniamo bene.
lardo, salvia e pancetta. Pane. La bomba nucleare! Mamma mia! Già buono adesso, porca miseria! Ma dopo che va avanti, capito? Cuoce di più e diventa più saporito. Sai a Roma come diciamo? Mortacci quanto è buono! A Brescia come si dice? Cazzo come vuole! Come come? Cazzo come vuole! Nel frattempo, ragazzi, mi è arrivata questa t-shirt. Io non so voi, ma il logo mi ricorda qualcosa. Me l'ha regalata Nicola. Lui è il bresciano malmostoso, seguitelo su Instagram. Il 33,3%. Perché vi fa spisciare dalle risate. Nicola, tu ti investo, mi devi affiancare, sì. Mi devi dire se quello, lo spiedo che mi stanno facendo, risponde ai requisiti del bresciano. Ok. Doc, va bene? Lo fai sto sforzo? Sì. Benissimo. Sarà ripagato dopo. Mi piacciono i fan di Bracimi Ancora che gettano lo stomaco oltre l'ostacolo. Cola? Sì. Mamma mia, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Allo scoccare praticamente abbiamo iniziato alle 7 di mattina, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 ore che cuoce. 6 ore. Sono passate cuoce. 6 ore. Tiri fuori? Ragazzi, eccolo qui. Perché volevo metterlo addirittura nel piatto? Aspetta un attimo, fammi guarda, vedere. Guarda. Io sono emozionato tanto quando, che ne so, guardo un monumento. C'è presente i poster delle donnine? Sì, L'emozione è super giù la stessa, ragazzi. Questo è il mio? Ma da chi l'hai riconosciuto? Il tuo, dai. L'hai fatto male? L'hai fatto bene. La domanda che ti faccio è, ma quella pancetta che abbiamo lasciato su, quella che fine fa? La metto nell'intingolo e la mangiate voi. Ci fai un ulteriore intingolo. Ecco, quindi non è ancora pronto da mangiare. No. Devo aspettare. Può mangiarlo. No, aspetta, io aspetto e tu mi dai l'ok e mi dici Michele, ci abbiamo l'intingolo. Puoi anche mangiarlo, vuoi dici. Mangiare una coglietta. Vado con la coglietta. Mio Dio. No, tanti come ha assorbito il sapore. Com'è bella croccante. Bella. Tanta roba. Questo qual era? È una coppa. Questa è la coppa. Te credo che ci vengono da tutta Italia. Buono. Questo è l'intingolo di fine giornata. Praticamente ha assorbito tutto il sapore tutto. Della cottura, di tutti i pezzi di carne che abbiamo messo. Gianquinto, prima di avere questa esperienza forte, ti volevo ringraziare. Grazie. Per me è stato un grande onore vederti all'opera, guarda. Grazie di avermi accolto. Facciamo così, salvia. Con una costina con la pancetta. Salvia, pancetta, quaglietta. Vado, un unico vai, morso? Vai. Attento che c'è l'osso. Se mangiamo pure l'osso. In bocca c'ho tutta Brescia. Tutto aguzzato. È proprio mortacci quanto è buono questo. Senti, in bresciano come si dice mortacci quanto è buono? Cazzo che le bu. Ok. Io sono onorato, onoratissimo di aver partecipato a questa giornata, a questa preparazione dello spiedo. Credo di aver detto tutto, ho avuto l'onore di stare a un grande, gran personaggio Gianquinto, venitelo a trovare. Nel mio piatto, nella mia porzione, è rimasto solo il coniglio, ma qualora ne volessi ancora, ho scoperto che se alziamo qui ce n'è in abbondanza, ho detto tutto. Grazie Gianquinto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Ciao!